Nella situazione generale che riguarda la Tercop c'era un'emergenza da risolvere, ovvero quella del pagamento degli stipendi. Con l'accordo raggiunto con il sindaco, almeno questo si risolverà? Sì, abbiamo trovato, diciamo, la massima disponibilità da parte del sindaco, confermata anche da chi rappresentava gli uffici. Quindi almeno tra tante vicissitudini, almeno magari per il mese di agosto potremo tentare di pagare lo stipendio, per dare la possibilità, dopo 2 mesi che non riusciamo a pagare, almeno di una boccata d'ossigeno per chi sta lavorando in questi giorni sotto il sole. Ricordiamo, quanti sono i lavoratori della Tercop ad oggi senza stipendio? Allora, sono 27, questo è successo dopo 25 anni di pagamenti regolari, nonostante tutti i sacrifici di rinunce per cercare di tamponare diciamo, il lavoro sotto costo, e dopo aver pagato quasi 180.000 euro di debito rateizzato, eravamo al punto proprio di non pagare più, anche perché d'estate gli incassi scendono e quindi, come sappiamo, già eravamo in difficoltà, e quindi la scelta era o di pagare gli stipendi oppure di non partecipare più nemmeno alla gara. Quali saranno le condizioni della rateizzazione? Noi già paghiamo appunto da 13.000 euro mensili, questo da circa un anno e mezzo, appunto abbiamo pagato circa quasi sulle 180.000 euro, e quindi continueremo a pagare queste rate, allungando sostanzialmente, se sarà confermato questo accordo, diciamo in teoria, quindi allungheremo il pagamento, allungheremo le rate.